Eccoci tornati in diretta con il nostro BCE Board. Allora, manca veramente pochissimo all'ingresso di Christine Lagarde, perciò saluto Jean Ergas con noi per la conferenza stampa, ma anche per un commento proprio prima di sentire cosa dirà Christine Lagarde. Ciao Jean, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, allora cosa ci dici del comunicato? Ti aspettavi tutto quanto? Manca qualcosa? Insomma, una valutazione generale. Ma il come valutazione generale è estremamente semplice. Questo è un tono leggermente più moderato delle altre volte. Noi stiamo vedendo qui che lei dice che sono stati fatti dei progressi per quel che riguarda, diciamo, questa stretta monetaria, substantial progress, va dal rato. Dunque, questo mi sembra un segnale molto chiaro. Guardate, forse non aumenteremo come voi. Che credere, ricordiamoci, non sarà sempre 75. D'altronde loro continuano con l'APP, che sarebbe il quantitative easing in versione Eurozona, e dunque lì che lì continueranno fino a data da annunciarsi. Quello che è molto importante è il PEP, che sarebbe lo strumento, il rischio antiframmentazione, il rischio paese all'interno dell'Eurozona, dove loro proseguiranno. E lì, secondo me, stiamo vedendo anche l'influenza di alcune critiche che ci sono state, per esempio da parte di Macron, da parte della nuova testa del Consiglio in Italia, da parte di altri che dicono andateci piano, per cui siamo in un momento di crisi e non vogliamo che ci sia una frammentazione. E il terzo punto, poi bisognerà discuterne, lei sicuramente ne discuterà durante la sua conferenza stampa, sarà la questione del quantitative tightening, sempre sul settore obbligazionario, ma il rovescio di quello che hanno fatto con l'APP e il PEP, ossia dove loro mettono le dismissioni dal portafoglio obbligazionario, che poi porta sulla stretta sulla liquidità, una maggiore, ossia maggior obbligo di assorbimento da parte del mercato di questi titoli, ed è lì che si giocherà veramente, secondo me, la questione del rischio paese, perché è la questione esistenziale per la Banca Centrale Europea Esatto, intanto e il rischio sì, paese. È intanto tutto lì il non. discorso. Esatto, no, sono d'accordo, peraltro anche il riferimento giusto che hai fatto alle frasi. È entrata Christine Lagarde, intanto mettiamola, ecco, tanto prima ci sono le foto di rito, poi andiamo. Le frasi anche che sono state dette da Macron e da Meloni, no? Sono significative, come dire, Esatto. attenzione perché insomma dobbiamo stare attenti alla crisi del paese, perché se c'è troppo rallentamento anche noi governi poi siamo ancora più in difficoltà. È quello che diceva Gianna. Enrico, sei d'accordo? Cioè, c'è stato questo dialogo a distanza, no? Tra i paesi. Sì, è quello che abbiamo detto, c'è un'autostrada, chi ci va con la Ferrari, chi con la 500. C'è poco da fare. Con i tassi a zero Draghi aveva pregato i paesi di fare delle riforme dicendo: non avete tassi che vi faranno aumentare probabilmente il debito pubblico, tassi a zero, potete raccogliere liquidità senza pagarci interessi sopra, è un momento buono per fare le riforme. Ovviamente noi cambiamo governo ogni tre quarti d'ora, quindi non abbiamo fatto riforme, ora i tassi risalgono, il nostro debito pubblico è aumentato con i tassi a zero, ora con tassi in rialzo sarà difficile. Allora, possiamo, Gian, ovviamente adesso noi ci facciamo aiutare da te per la traduzione e poi ogni tanto ti interromperò per qualche commento. Prima però sentiamo cosa dice Christine Lagarde. Perfetto. Ah, Good stanno afternoon parlando ancora. and welcome to our press Guardiamo anche le conference. immagini di rito, We're possiamo joined here anche on tenere stage by President l'audio Lagarde live e poi quando. Eccola qui, and by Christine Lagarde Vice che sta President preparandosi Stiglitz. a parlare, si stanno salutando We tutti i are, membri as in the past meetings, presenti alla in conferenza, a si stanno hybrid rivolgendo ai format. giornalisti So I would like e to dicevo, ask those sentiamo who are following pure, us to grazie please Alessandra join in us regia all'audio live, for a few appena minutes comincia a parlare to Christine Lagarde answer any remaining sentiremo il calls nostro that Jean we may have Ergas che ci around the aiuterà a topic of capire di Brexit. più. So, good Allora, siamo sempre afternoon, sul formato Vice ibrido. President and myself ecco che inizia Gian. are delighted to welcome you to our press conference. The Governing Council decided today to raise the three key ECB interest rates by 75 basis points. With this third major policy rate Quindi increase in a siamo row, felici di we have darle il made benvenuto. substantial progress in withdrawing monetary policy accommodation. Abbiamo aumentato al 75%, Today's decision 75 will punti base. raise interest rates further to ensure the timely return of inflation to our 2% medium-term Allora, target questa è la range frase principale, substantial and progress, remain un fatto dei progressi firmly sostanziali in nel our riferimento aim. effettivamente di questa politica monetaria. Inflation remains far too high and will stay above our
Allora, e prevediamo di aumentare di nuovo i tassi di interesse per arrivare al nostro target nel medio termine. L'inflazione rimane molto alta, troppo alta, e sopra il nostro target per un periodo piuttosto esteso. 9,9 però effettivamente era il 10. Is aimed at reducing support for demand and guarding against the risk of a persistent upward shift in Questo è inflation. importante perché sta facendo il commento che non è più semplicemente l'inflazione Also importata, ma change c'è the proprio il terms demand and pull. conditions Dunque of qua the c'è il third passaggio dal series post of push al demand targeted pull. long-term refinancing operations known as TLTRO 3. Allora questo è molto importante perché sta dicendo adesso During bisogna the ridurre acute queste attese period of the pandemic, inflattive, il che vuol dire che qui participants c'è played qualcosa a di key insito role nel in sistema. countering downside risks to price stability. Today, in Allora, view of queste the sono le operazioni unexpected concesse alle and banche che extraordinary semplicemente rise in prendevano i yields, soldi, reinvestivano, che si needs to vede, be creavano il margine. recalibrated to ensure that it is consistent with the broader monetary policy Prima hanno normalization svolto un ruolo process primordiale and to proprio nel reinforce sconfiggere e ridurre sufficient questi buffer rischi of our di policy stabilità rate increases economica. to bank lending conditions. Allora l'hanno We ricalibrato. therefore decided to adjust the interest rates applicable to TLTRO 3 from November 24, Allora loro gli dicono che 2022 bisogna ricalibrare and to affinché offer sia banks an consone con additional una politica, nel voluntary senso più lato, repayment di dates. normalizzazione della politica monetaria. Finally, in order to align the remuneration of minimum reserves held by credit institutions with Allora, banking novembre system 23, more 2022, closely with market conditions, we decided to set the e remuneration of minimum offrirgli reserves at l'opzione del the rimborso ECB anticipato alle banche. deposit facility rate. The decision that we took today are set out in a press release that is available on our website. The details of the changes to the TLTRO 3 terms and conditions are set Allora, lì hanno out in a deciso di separate press release fissare to be published at questo tasso sui 3:55 depositi, Continental European Time. tasso deposito And not a 75. technical press release detailing the change to the remuneration of minimum reserves will also be published at the same Allora time. ci sarà un altro comunicato I stampa will now che tratterà outline di in more queste detail modifiche delle how we condizioni di see the TLTRO. economy and inflation developing and will then explain our assessment of financial and monetary conditions. Economic activity in the euro area is likely to have slowed significantly in the third Allora, questo è quarter. importante, le We previsioni expect economia a further inflazione. weakening in the remainder of this year and the beginning of La next loro year valutazione delle condizioni monetarie are e reducing people's real finanziarie income and pushing up costs for economiche. Allora, food, questo è importante, slowed significantly. Significantly è la dampening parola domestic chiave. production. Rallentamento Security significantly, conflicts and the marcato. supply of gas have worsened the situation further, and both consumer and E business proterrà confidence have anche inizio further dell'anno prossimo. deteriorated, which is also weighing on the economy. Demand Allora, for c'è l'alta services inflazione che is continua a ridurre la after a spesa. strong performance in previous quarters when those E sectors allora, most in più, affected by interruzioni e prezzi gas. pandemic-related restrictions E reopened. anche la fiducia è scesa Survey-based molto. indicators for new orders in the manufacturing sector are falling. Allora, questo è importante, la domanda per i Even global servizi sta service activity rallentando. is E dunque growing questa è la more componente più slowly importante dell'economia. despite persistent geopolitical uncertainty, especially owing to Russia's unjustified war against Ukraine and tighter financing Allora, conditions i in nuovi Europe. ordini, i visioni nuovi ordini del Stale tools of trade manifatturiero stanno as the prices paid for calando. imports rise faster than those received from Allora, c'è sempre exports questa are incertezza weighing on geopolitica incomes in the euro e area. questa guerra ingiustificata della Russia The labor contro market l'Ucraina. continued to perform well in the third quarter and the unemployment rate remained at the historically low level Allora, qui of c'è chiaramente la questione dei 6% termini annualized, commerciali, dove chiaramente c'è questo while certain sbilanciamento a indicators disfavore, suggest direi that proprio a jobs will still discapito, being proprio a created in the pregiudizio third quarter. dell'eurozona. Weakening of the economy could lead to a somewhat higher unemployment Però rate, il tasso di disoccupazione rimane a un livello storicamente even basso. at the risk of fueling inflation. Fiscal support measures to shield the economy from the impact of high Allora, energy gli indicatori a prices breve termine indicano la creazione di temporarily posti di lavoro nel targeted terzo at the most trimestre. vulnerable. Allora, noi però prevediamo una più alta U.S. disoccupazione nel leaders futuro. provide incentives to lower energy consumption and bolster
Allora, per ridurre questi rischi impliciti nella rialzo dell'aumento della disoccupazione, allora ci vuole una politica fiscale che è mirata ai più vulnerabili. E ci sono anche incentivi, chiaramente, per ridurre il consumo di energia. Allora, però, lei sta chiedendo chiaramente la luna ai governi, politiche che sono per ridurre il debito. E anche aumentare questa produttività. Questo è il programma Next Gen. Questo rimane un importante contributo. L'inflazione si è al 9,9%. Questo è importante, riferendo aumenti tutte le componenti. Ok, l'energia rimane il driver principale. Allora, prezzi gas, prezzi elettricità. Alimentare un circa 7-8. Allora c'è questo aumento degli input che aumenta il costo di produzione degli alimentari. Strozzature proprio a livello di fornimenti, catena di valore, supply chain. Stanno leggermente migliorando. Allora, il deprezzamento dell'euro ha contribuito a un aumento di pressione internazionale. Allora, questo è importante perché questa inflazione sta toccando più e più settori. Dunque, l'intera economia. Questo che noi dicevamo che è l'estensione lunga catena di valore. L'inflazione è rimasta a livelli elevati. Allora, il core. 4,8 a settembre il core. Allora, però ci sono il mercato del lavoro è forte e dunque chiaramente ci sono rivendicazioni salariali più forti. Che ci sono indicatori che l'accelerazione aumento stipendi sta aumentando. Allora, qui bisogna monitorare molto attentamente queste indicazioni. Allora, i rischi sono chiaramente sul ribasso, prospettive economiche, la lunga guerra in Ucraina. La fiducia potrebbe deteriorare ulteriormente e ci potrebbe essere di nuovo un problema di rifornimento. E i costi alimentari e energia rimangono più alti. Allora, questo è importante, il rischio di inflazione è all'insù. Allora, il rischio principale sono sempre sì, al consumo, vuol dire i prezzi energia. Allora, importante, l'inflazione potrebbe essere più alta delle attese. E allora, se c'è chiaramente un peggioramento dell'inflazione su energie alimentari, allora, chiaramente, un aumento delle attese inflattive. Ma però un declino dei prezzi di energia e un rallentamento della domanda potrebbero ridurre spinte inflattive. Allora, i costi di finanziamenti stanno aumentando. Allora, chiaramente l'intervento è il costo del denaro sale per le imprese e per chiaramente i privati. Allora, difficile per più difficile, ossia fare investimenti e ricostituire il magazzino.
Allora, il credito ai privati sta moderando e le condizioni di erogazione credito diventano più, diciamo, stringenti. Questo è importante, che le condizioni di erogazione credito sono diventate più, diciamo così, difficili per tutte le categorie di imprenditori, di debitori. Allora questi credit standards, questi principi, questi parametri di erogazione del credito diventeranno sempre più, diciamo, severi. We have made substantial progress in withdrawing monetary policy accommodation. The changes to the terms and conditions. Allora aumentare i tassi di 75 punti base e prevedono aumentare ulteriormente affinché si possa timely, questa è la parola chiave, timely vuol dire tutto e nulla, che l'inflazione possa ritornare al suo target. Substantial progress. Allora, che anche questa politica su questi prezzi alle banche contribuirà. Noi continueremo a essere dipendenti dai dati e faranno un approccio meeting per meeting. Vorrei fare tutto affinché questo ritorni al nostro target. Ti ridò subito la parola, intanto abbiamo sentito quello che ha detto Christine Lagarde, ma adesso ascoltiamo le prime domande che solitamente sono quelle poi più incisive, poi magari facciamo un primo commento io e te Jean, sentiamo. So that's a bag of questions that you put into one question. So what we have done with the decision taken today is making yet more progress. Allora, cosa si può dire chiaramente se dopo oggi effettivamente ci sarà un rallentamento e vedremo questo peak al 3%? E poi anche il quantitative tightening è importante. Lei sta facendo più progressi nel ridurre questa politica accomodativa monetaria. Tutto ciò che fu fatto fu reso disponibile. Substantial, questa è la parola chiave. Abbiamo completato il lavoro? Abbiamo completato la normalizzazione? No. Allora c'è ancora il terreno da percorrere. Perché mi ho ripetuto? E abbiamo deciso che decideremo il futuro aumento sulla base dei dati, e meeting per meeting, non sono su GPS. Allora loro molto debitamente non danno più queste indicazioni forward anticipate, perché hanno un altissimo livello di incertezza, dunque si saprà di meno. Poi diciamo qui. Substantial progress, cioè ulteriori aumenti, questa è una normalizzazione continua, a quel punto nel futuro avremo da identificare il tasso di interesse ci permetterà di conseguire al tasso medio di all'obiettivo medio termine inflazione. Allora ripete meeting by meeting, dunque incertezza e nessuna indicazione anticipate. Tre fattori. Allora come arriveremo a queste decisioni? Allora, prospettiva inflazione. L'evoluzione dell'economia.
Ancora, la più alta prova è una recessione. Questo è molto importante perché questo non era lo scenario base, sta diventando lo scenario base. Prenderemo in considerazione le misure già intraprese. Allora, con questa riunione ha fatto 200 punti base. Allora, vedremo anche chiaramente l'impatto differito delle politiche monetarie. Allora loro prendono in considerazione questo impatto differito. Dunque, io vedo qua una posizione un po' meno falca di quello che era la scorsa riunione. Bene. Seconda domanda. Allora, questo è il quantitative tightening, è molto importante, è la vendita di obbligazioni in portafoglio. Allora, questo è importante, qui stanno vendendo dal QE, non dal PEP. Abbiamo parlato, non tolto una riunione. E non abbiamo parlato di questo tema in una maniera, diciamo così, concreta oggi. Ma quello che abbiamo deciso, che questa discussione proseguirà, e stabiliremo i principi base a dicembre. Allora, quello che ci dirà un'indicazione di quando questi principi erano discussi in dicembre. E loro vi informeremo a dicembre. Due domande. Caso non neutrale. Allora, dico che più lontani siamo, più grosso sarà un aumento. Per questo stiamo facendo il front loading, però molto importante. Allora, che questo, che se siamo al 2%, allora l'antifragmentazione del PPI è molto importante. Allora, questa è la domanda chiave, avevamo anche noi, qual è la cosa più importante? La frammentazione di cui abbiamo parlato nella nostra breve conversazione e lo spread, frammentazione, ci siamo arrivati. Ringrazio per le due domande. Quello che abbiamo deciso è chiaro, preciso. Allora, abbiamo deciso un importante aumento, 75 punti base. Allora, per proseguire e continuare questo sostanziale progresso che abbiamo fatto nel ridurre la accumulazione monetaria. Abbiamo già fatto progressi significativi, non siamo ancora, abbiamo ancora la strada da fare. Quello è che ritmo. Allora, cosa sarà chiaramente l'entità dei futuri tassi? Sarà dipendente dai dati, non si impegna. I tre fattori a cui ho riferito prima, l'inflazione. Le misure già intraprese e chiaramente l'impatto differito. Dunque, questa indica una leggera moderazione. Non vi posso dire molto di più.
Questo è importante, lo sta ripetendo. Progressi buoni, però ancora la strada da fare. Allora, più aumenti sono così, diciamo, nell'oleodotti, pipeline, ma a che livello arriveremo non ve lo posso dire. Scusami Gian, ti interrompo solo qui, poi dopo torniamo. Ci sono tante cose che ti vorrei chiedere, ma poi te le chiedo. Ma sei d'accordo con quanto ha detto adesso? Cioè, i progressi sono buoni, c'è ancora strada da fare, ma la seconda parte della frase sono d'accordo. Ma i progressi finora sono stati buoni, secondo te? Ma io credo che effettivamente lei stia dicendo un'altra cosa, dicendo il tasso di inflazione rimane troppo alto. Questo lo vediamo chiaramente, Certo. è un di fatto 9,9, ma solamente per accorgimenti piccoli contabili. Io credo che i progressi qui, chiaramente loro stanno dicendo stiamo arrivando a ridurre l'inflazione, ma abbiamo già, diciamo, intrapreso parecchie misure a questo fine. E dunque è lì il punto. Io non credo che loro stiano veramente sgominando questa inflazione, però loro sono anche consapevoli del fatto che devono anche fare molta attenzione ad evitare questo rischio di frammentazione o Certo. ulteriore rallentamento dell'economia dell'Eurozona. Ricordiamoci, lei ha detto di nuovo qui che i rischi sono, diciamo, un peggioramento della situazione, che lo scenario B, recessione, oramai lo scenario A. Dunque, secondo me lei sta prendendo in considerazione questi fattori. No, loro dovranno continuare ad aumentare i tassi. Non crediamo che chiaramente abbiano fatto grossi progressi sul fronte inflattivo, però loro stanno dicendo, guardate, non arriveremo al 5 o al 6%. Dunque, se siamo già al 2, la strada da percorrere c'è, ma non arriveremo a livelli altissimi. Ecco, no, d'accordo, ma mi pare anche, poi torniamo a sentire quali sono le altre domande che stanno Prego. ponendo i giornalisti, Gian, che non si stia sbilanciando più di tanto rispetto a forse perché appunto la BCE sta attendendo altri dati, altre notizie, però mi sembra Chiaro. che sia in un atteggiamento un po', cioè, molto cauto, ecco. Lei è estremamente cauta, lei è attendista, sta dicendo non stiamo seguendo, non stiamo guidando col GPS, stiamo guardando riunione per riunione, che poi è un termine estremamente vago, ha elencato i suoi tre fattori. Secondo me questa è una Lagarde un po' più cauta, una Lagarde consapevole del fatto che ci possono essere dei rischi dal punto di vista dell'economia, frammentazione, crisi del debito, governo nuovo in Italia, molto importante questo, ossia stabilire questo rapporto, aumentare. E lei sarà molto, diciamo così, non dico timido, ma recente dal punto di vista degli spreads, molto importante. Loro a questo punto sì, vogliono ridurre l'inflazione e mi sembra giustissimo, lo faranno riunione per riunione, stanno cercando una via d'uscita, forse che quella è l'impatto di perito, ma non muoviamoci troppo adesso, però la vera preoccupazione, secondo me, sottostante è che ci possa essere un improvviso, ossia, cambiamento di umore sul mercato del debito, i mercati finanziari, e loro debbano confrontarsi con una crisi debito, un Certo, panico. Io certo. credo che sia breve, però sicuramente guarda che queste parole della Meloni, questi avvertimenti un po' più forzati, diciamo, del signor Macron, ossia stanno facendo effetto. La gente ha paura qui. Per qualche fattore energia, questo è molto importante. Io ho Sì. sempre detto che la vera sede della Banca Centrale Europea, sfortunatamente, oramai si trova a Mosca, Beh, ossia nel senso che sì. sono loro quelli che prendono le decisioni, che alla fine impattano, forse adesso un po' meno, ma che in loro zona non sono riusciti, o io mi trovo su tutto attualmente. Poi torniamo anche sul discorso energia, ha citato la manifattura, non a caso, insomma, si parla di un rallentamento eccessivo, cioè estremo per l'Italia e la Germania, sappiamo, insomma, per la manifattura fondamentali per l'Eurozona, per l'Europa, gli ordini stanno crollando, ha detto Lagarde, poi ci torniamo, ha parlato del Esatto, dismissione deprezzamento. nuovi ordini, forte calo, l'abbiamo Esatto, detto. esatto. Poi c'è il tema del deprezzamento dell'euro. Noi stiamo mostrando proprio il grafico dell'euro-dollaro e l'euro è sceso nuovamente sotto la parità dopo che era risalito ieri e anche poco fa era ancora sulla parità, adesso sta perdendo l'1,07%. Dopo torniamo a Sono come. sorpreso. Non sei sorpreso di No, questo? per niente, l'abbiamo anche detto ieri su altri canali, chiaramente. Noi prevediamo che qui a questo punto loro hanno fatto i 75, però sono un po' guardinghi, hanno paura. Ok, va bene, Paura, ma qualche
pure. Beh, anche perché effettivamente se voglio dire, le eccellenze europee a partire dalla manifattura continuano a crollare, insomma, il problema c'è, è evidente, non è che è nascosto, insomma, è sotto gli occhi di tutti. Allora, dopo torniamo su questo e ti devo chiedere anche come mai secondo te, però adesso sto collegando un po' i puntini. Nel comunicato non si faceva riferimento troppo alle previsioni, non si è fatto riferimento alla guerra ed è Chiara. da ricondurre un po' anche all'atteggiamento cauto che stiamo osservando adesso in Christine Lagarde. Poi torniamo su questo, andiamo a sentire Prego. di cosa si sta parlando ancora. Allora, questo sta parlando del settore finanziario. Dice posizione migliore da quando ci fu la grande crisi finanziaria, però abbiamo chiaramente delle remore, dei timori per quel che può riguardare le non banche. Dunque abbiamo visto chiaramente l'equitizzazione che è esplosa nel Regno Unito, dove il rischio è scaturito proprio da questi fondi pensione che sono stati mal regolamentati. Potrebbe un'organizzazione poi diventare complicata? Sia dovuta anche chiaramente a questa politica di stretta monetaria. Ecco, questa è Balascorani di Reuters. Allora, nello statement non c'è several. Allora, per essere ben chiari, stiamo parlando di parecchi, numerosi aumenti dei tassi. Allora, lei a questo punto com'è questo numero di aumenti? Io ho letto la vostra, questo comunicato sul tetro, su questo finanziamento alle banche, ma non mi è chiaro. Allora, ci dia qualche indicazione sulle cifre. Molto lieto, lei è onesta con lei, non so com'è. Allora, il numero aumento tassi. Allora, il prezzo ha detto che il primo passo era muoversi verso il tasso neutrale. Quello che sto dicendo è che abbiamo fatto dei progressi, però abbiamo ancora il terreno da coprire. La destinazione finale? Allora lei dice di nuovo, ripete, il tasso finale sarà il tasso che ci permetterà di conseguire questo obiettivo del 2%. E forse andremo oltre questo tasso, c'è l'overshoot. Allora noi di nuovo questa litania che loro diranno riunione per riunione. I fattori potrebbero essere parecchie riunioni. Allora è cosa di dire several parecchie, questo determineremo. Conosciamo il sentiero, conosciamo il viaggio, conosciamo la destinazione. Noi non possiamo identificare con precisione, tipo laser, io aggiungo laser, questo obiettivo, questa destinazione finale. Però noi abbiamo bisogno dei dati per poter fare delle proiezioni. Allora, ma a dicembre avremo questi dati. On the basis of what we have done, on the basis of the lag time lag, then we will decide. E loro lì vedremo sulla base dei dati we also have to proceed along those lines. e sulle prospettive The rate inflattive. will be the one that delivers the 2% medium term target that we have in order to deliver Sulla base di quello che abbiamo fatto. stability.
Noi dobbiamo procedere anche alla riunione successiva, però 2% a medio termine. You will have, by the way, plenty of technical details as to how it works. But let me take a few minutes to explain to you why we made the decision. Mi dispiace, non ho potuto molto capire le dichiarazioni su questi prestiti bancari alle banche. The terms of Teltro 3, back in the days of the pandemic. Perché abbiamo preso questa decisione? Abbiamo fatto una decisione di politica monetaria. Quando abbiamo fatto durante la pandemia per politica monetaria, per incentivare le banche a prestare. E dunque il contrario di quello che abbiamo fatto in quella situazione è stato di ridurre. Well, in between, we have been utterly surprised by the unprecedented rise in inflation in a very short period of time that called for a change of our monetary policy stance. You've seen that. We've moved from negative territory before July to now the... Allora, questo inatteso aumento dell'inflazione in tempo brevissimo che ha costretto un cambiamento della nostra politica monetaria. Si è da un territorio negativo a 175 punti base. Dobbiamo avere il miglior trasmissione della politica monetaria. È per questo che stiamo cambiando il tasso di interesse su Teltro, su questi prestiti concessi alle banche. Scusa. E questo decorrerà a novembre. Sì. Sì, scusami Gian, ma ho capito bene, lei ha detto questo inatteso aumento dell'inflazione? Unprecedented, mai visto prima. Ah, ok. Allora è diverso. Loro non se l'aspettavano ed era anche unexpected, unprecedented, che mai visto prima. Unprecedented. Perché può voler dire due cose. Cioè, mai visto prima, d'accordo, effettivamente erano anni che... Però si è visto, no, ma si è visto cioè, anni fa. Beh, anni fa, però, esatto, non recentemente, ma in atteso, poi probabilmente dipende anche dalla traduzione. Secondo lei loro non se l'aspettavano. Sì. L'ha detto più volte. Perché ci furono anche questi altri fattori che subentrarono. Ok, per tutto quello che dopo si è aggiunto, insomma, fondamentalmente. Cioè, diciamo così, se no, provo a tradurre, dimmi se sto traducendo bene. L'inflazione ovviamente era già salita l'anno scorso, poi se non ci fosse stato il conflitto probabilmente sarebbe stata più ridimensionata e più controllata. Si sono andati ad aggiungere altri fattori e da questo punto di vista Christine Lagarde sta dicendo è stato, cioè non ce l'aspettavamo, ecco, cioè, questo sta dicendo. No, loro c'era magari una spinta inflattiva che poteva essere scaturita di tale catene di rifornimento, mm-hmm. E poi però non c'era questo fattore energia, non c'era questo fattore di produzione dei prodotti alimentari, non c'erano queste, diciamo, magagne aggiuntive. No, infatti, torno subito da te, Jean, con Christine Lagarde, giusto un flash anche con Enrico Jay, che ancora è in studio con noi. Da questo punto di vista, sì, effettivamente, forse la Banca Centrale non se l'aspettava, ma che l'inflazione stesse salendo era... già un po' nelle attese già dall'anno scorso, no? Sì, che l'inflazione stesse salendo era nell'aria, si era cominciato a vedere, tanto che già si parlava di tassi in rialzo. Questo ha provocato quello che succede sempre sui mercati azionari, tassi a salire, mercato azionario a scendere. Difatti la discesa dei mercati azionari globali non è iniziata con le tensioni Russia-Ucraina, è iniziata a gennaio di quest'anno, quindi già c'era un inizio di inflazione. Chiaro poi che dopo è andata, per il discorso della difficile reperibilità post pandemia, per la eccetera, forte eccetera. Richiesta improvvisa, più la guerra ha velocizzato il tutto. Siamo in una fase nuova economicamente, una congiuntura nuova, e questo in parte secondo me
giustifica quello che sta Ok, accadendo. no, perché con Jean Ergas soprattutto mettiamo proprio l'accento anche su alcune parole, le sottolineiamo, credevo, cioè volevo proprio essere certa di cosa significasse per Christine Lagarde questo inatteso. Va bene, andiamo a sentire ancora quello che stanno chiedendo i giornalisti, poi facciamo un giro ancora di commento. Ridurre l'aumento dei prezzi energetici. Ossia, queste misure, il price cap, gas cap, aiuterà l'ECB a combattere l'inflazione? Allora, proiezioni di settembre, l'ultima riunione. Allora, due scenari. E siamo già in questo scenario recessivo. Ne sapremo di più a dicembre. In the assumptions, we had a complete shortage of Russian gas. We are still receiving some Russian gas. We had assumed no substitution whatsoever. Allora, molte le premesse che Scusami ho Jean, formulato. scusami Jean, perdonami, ma è la quarta volta che continua a chiamare in causa il mese di dicembre. Ne sapremo di più a Sì. dicembre, ne sapremo di più a dicembre, ma Chiaro. continua a insistere su questo. Cioè, come dire, oggi anche qui traduco molto in modo popolare, oggi non posso dirvi Prego. più di questo, a dicembre evidentemente avrò altri elementi. Non dice che a dicembre avremo altri elementi su cui anche poter fare delle proiezioni. Allora, però chiaramente questo è un paravento, è una scusa per non prendere una posizione oggi. Ma è quello che Loro volevo stanno dire cercando io. appunto intendisti, ossia nel senso che non sappiamo che pesci prendere. Qui sono state molte sorprese, non pensavamo di arrivare a questo headline, a questa inflazione non depurata, energia più alimentari, che è de facto al 10%. Adesso loro sono diventati molto più cauti. No, infatti volevo Sarebbe molto capire più questo cauti. perché ho detto siamo a fine Sì. ottobre, di dicembre comunque, vabbè, non sto dicendo che non possano cambiare le cose, però pare un po' strano che oggi non ci si possa sbilanciare, non si possano No, fare no, delle ma loro. prese. E dicembre sì, ecco, continua a dire Ma questo. dicembre sì, perché lei vedrà anche chiaramente l'andamento dell'economia in questi 2 mesi, Vabbè. queste 6 settimane, quello che saranno, e potranno formulare anche delle proiezioni. Ossia, ricordiamoci però che questo scenario. All'inizio abbiamo detto questo è il scenario B, la recessione, ma noi non crediamo, si sta avverando. Noi vediamo anche il crollo degli urni, vediamo anche su chimico, petrolchimico in Europa, BASF, è un disastro. Ossia, veramente vediamo dei problemi proprio qui a livello proprio dell'indotto, a livello di base. E dunque lì c'è chiaramente questo impatto anche Ecco. energetico, uno dalla sicurezza, diciamo, della disponibilità e due dei prezzi che rimangono a livelli molto elevati, sebbene scesi recentemente. Arrivo subito ancora da te. Allora, noi troviamo sempre anche un hashtag. Io ho già deciso di prendere l'hashtag dicembre per questa conferenza stampa. Avevi un po' ragione tu, Enrico, hai detto un po' l'atteggiamento da piccione quasi quello di Christine Lagarde, cioè è molto cauta, non sta dicendo niente di più, lo stava dicendo anche Jean Ergas, continua a dire a dicembre sapremo dirvi di più, quello che possiamo valutare oggi è questo, cioè non sta andando oltre perché i giornalisti stanno cercando anche di insistere su alcuni aspetti, ma insomma lei è proprio, non so se è in difficoltà o se ha deciso di evitare di mettere in difficoltà magari i mercati, non lo so, tu secondo te quale può essere la motivazione? Tu sai che io come hashtag io sto con Christine perché Ma anche quando, allora, io capisco che per quello che ho ipotizzato il fatto che lei non voglia spaventare eccessivamente in questa fase i mercati, e questa è una cosa positiva, perché ovviamente altrimenti si sortisce l'effetto contrario. Però a me sembra che sia veramente poco incisiva Lagarde in questa conferenza. Secondo me è un bene perché se fosse incisiva, secondo me vorrebbe dire che sta bluffando perché la Russia vende gas, gli Stati Uniti che hanno un'inflazione tra virgolette buona da richiesta, da domanda,
comunque vendono gas. L'Europa che ha un'inflazione cattiva e ha nella pancia in Europa, dalla Germania alla Grecia, quindi è una situazione particolare, compra gas. Quindi chiaramente la Lagarde dice: non so quanto costerà il gas a dicembre. Ora sappiamo tutti che al 99,99% Putin bleffa quando parla di è alto il rischio di un conflitto mondiale. Però tu hai una banca centrale che rappresenta una zona che acquista una materia prima, più materie prime fondamentali, da un paese che è in guerra e da un altro che te lo può vendere a un prezzo che decide lui. È chiaro che muoversi qui. Qualsiasi aumento dei tassi puoi far bene alla Germania e puoi massacrare la Grecia e l'Italia, o viceversa, e non sai che cosa succederà fra 2 mesi sul prezzo del gas perché ogni mezz'ora cambia. Quindi Certo, quello secondo me fa sicuramente. benissimo essere estremamente prudente. Gian, sei d'accordo? Poi andiamo avanti ad ascoltare, mancherà ancora qualche domanda, poi terminerà la conferenza. Ecco, sei d'accordo con questo? Cioè, o credi, cioè, non so, a me non sta piacendo tanto Christine Lagarde, ma magari è l'atteggiamento giusto, io non mi voglio sostituire a lei, lungi da me, cioè, non è il mio compito, non sarei neanche in grado di farlo, ma quindi chiaramente è facile guardare e commentare dall'esterno, però mi sembra un po' poco, ecco, come ho detto prima, incisiva. Tu cosa credi? Cosa ne Ma pensi? io credo che effettivamente questo sia un discorso prettamente politico, quello che lei sta facendo. A questo punto ci stiamo spostando dal livello puramente economico. Sono d'accordo con il collega di prima. Qui abbiamo una situazione sul gas, un'energia che è estremamente incerta, non possiamo fare paragoni con gli USA. Però lei a questo punto sta tentando disperatamente di evitare una situazione dove si potrebbe profilare una crisi, mini crisi sui mercati finanziari, mercati dei capitali, forte schizzamento all'insù di spread, timori, ossia questo è il punto principale che dice, sapete che vi dico, io gioco da fondo campo, lei sta giocando di rimessa completamente, continueremo a fare il pressing sull'inflazione finché possiamo. Però adesso c'è un'altra priorità che è molto importante, che è quella di evitare qualsivoglia spauracchio che ci possa essere una piccola crisi di debito. Io non credo che siamo al 2011-2012, però Ok, lei è cauta, lei vuole no, tranquillizzare in un quello certo senso. è esatto. Infatti, io prima ho detto, pur avendo un po' di riserva rispetto al suo modus operandi di oggi, ho detto però ci sta anche che non voglia spaventare i mercati e gli Sì, non vuole investitori. E spaventare. quindi, da questo punto di vista, è indubbiamente una mossa anche giustificata e comprensibile. Va bene. Politica. Beh, sì, più politica, è vero, ha ragione, no, Gian Ergas, questo sì. Allora, andiamo a sentire che cosa stanno chiedendo ancora, Gian. Dobbiamo fare cosa dobbiamo fare? Il nostro obiettivo è la stabilità dei prezzi. As you probably may have heard, Eurozone is about to expand, Televisione croata. and Croatia will be the next member. And what we have witnessed in previous terms, usually countries that introduce euro see mild inflation next after the introduction. Do you see that we will see L'Eurozona sta per mild espandersi. La inflation given the raging inflation of Croazia si in unirà. Europe and in Croatia as well? And my second question is, we hear a lot, especially in Croatia, what the introduction of euro means for Croatia, but what does it mean for Europe? What's going to be the impact for the Eurozone and the rest of the money Allora, supply? normalmente quando i paesi aderiscono, dopo c'è un'inflazione. Lei crede che c'è un'inflazione galoppante, visto che c'è già una forte inflazione in Croazia? Delighted that Croatia is joining the club. It's no longer 19 member states, it's 20 member states. And as of now, as you probably know, already 20 governors at the Allora, opening diamo il of benvenuto alla Jeremy Croazia, Corbyn, felice di avervi con Andrew noi. Tobin already participating as an observer, not participating E io as a personalmente delegate, sono molto but felice. is there with us. I know, because there's Ciao, been a lot of 20. work that has been going on for the last 12 months at least, that a lot of precautions and Perché il vostro precautions have been governatore della taken Banca Centrale già partecipa alle riunioni. by both Ministry of Finance and Central Bank of Croatia in order to alleviate the risk of Molto lavoro negli ultimi 12 dislocations mesi. that happen inadvertently as a result of conversion.
Molte misure sono già state decise e intraprese dal governo croato. Required comparator of prices in the previous currency versus euro, or whether it is the special accountability. Allora, di ridurre il rischio di aumenti dei prezzi, prezzi possono verificarsi in maniera non prevista. E poi questi confronti prezzi valuta precedente e prezzi euro, come abbiamo visto noi in Europa, nell'eurozona originale, tutto quello che noi abbiamo vissuto più di 20 anni fa, quando eravamo un gruppo più ristretto. Allora hanno già legislato in questo senso. Allora ci sarà un moltiplicatore di questa inflazione già alta? Io spero di no. Dobbiamo vedere. Allora ci sarà chiaramente la vigilanza dell'autorità per la concorrenza e i prezzi. È sempre bello quando si ha un nuovo membro della famiglia. Paese ha fatto grossissimi sforzi per allinearsi con regole e anche chiaramente ottemperare il regolamento. Allora siamo felici anche dal punto di vista legale. Allora Gian, scusami, intanto giusto per dare uno sguardo anche a quello che sta accadendo sul mercato, due elementi, chiedo anche a Enrico già in studio e chiedo anche a te, l'euro-dollaro lo vediamo inquadrato in questo momento, è tornato sulla parità, quindi l'euro è ancora negativo nei confronti del dollaro, ma siamo proprio sulla parità. E i listini, esatto, i listini europei sono saliti sopra la parità, sono in verde. Come mai, Enrico, secondo te? Stanno, cioè, siccome io ho appena detto che secondo me la Lagarde non stava dando troppi, forse è la rassicurazione di cui parlavamo prima, il fatto che lei sia cauta, insomma, non ha spaventato i mercati? Ma credo che sostanzialmente ci fosse paura che potesse fare 100 punti di aumento, e quindi stamattina erano. Cioè la notizia sarebbero stati 100 punti, 75 erano già prezzati e scontati, quindi una volta sì. confermati, cioè il fatto di essere negativi stamattina inglobava. Però il CAC di Parigi è ancora negativo, abbiamo il nostro indice italiano che è salito sopra la parità, perdonami, poi ti faccio certo. continuare Enrico, il CAC negativo, l'Ibex invece è salito sopra la parità anche lui, l'indice spagnolo 0,34 e il DAX di Francoforte anche, sì, quindi praticamente ha fatto eccezione per il DAX più 0,05, un po' più limitato, ma sì, ma hanno recuperato hanno tutti, recuperato, anche il CAC sì. il DAX che è sulla parità perdeva lo 0,70, sì, 0,90, sì, volevo solo verificare che tutti fossero. Si prezzava con il rosso di questa mattina ipoteticamente i 100 punti, una volta che invece sono stati confermati 75. Certo. Questa e l'euro-dollaro appunto sulla parità. Gian, un tuo commento sulla reazione dei mercati mentre parla Christine Lagarde? Ma io credo che la reazione dei mercati sia stata abbastanza moderata, nel senso che si è già visto, sì, noi andremo avanti con la nostra politica dell'aumento dei tassi, questo è assolutamente vero, però faremo meeting per meeting, e dunque questo è sempre, diciamo, un fattore vagamente positivo, perché dicono non sono sul GPS, dunque forse c'è qualche speranza che effettivamente andando avanti si potrebbero affievolire queste spinte rialziste. Sicuramente però i tassi aumenteranno. Vediamo anche un altro fatto molto importante, che questa mattina c'è un GDP americano che ha sorpreso, va bene che sarà anche dovuto al fatto che ci sono minori importazioni perché la gente ha meno soldi da spendere, però il consumo personale è sempre salito dell'1,6%, dunque non c'è un'economia americana che è attualmente in recessione, questo è un positivo, lo vediamo anche sull'S&P 500. Secondo me lei sta facendo un discorso estremamente politico, semplice, non vogliamo spaventare i mercati, non vogliamo portare, diciamo, sia una più forte volatilità dal punto di vista del nostro mercato dei capitali, che è sempre stata una grossa remora da parte dei, diciamo, investitori sul mercato europeo, e lì il discorso. Io non credo che adesso l'euro farà cose enormi, francamente. No, beh, quello no.
Va bene, allora andiamo a sentire gli ultimi, credo, momenti della conferenza stampa, insomma, e vediamo un po' quello che rimane ancora da chiedere. Allora, cioè, questo problema è chiaramente del collateral, dei prestiti, dei titoli devono essere dati in prestito per avere finanziamenti dall'ECB. La prima motivazione, questo è il tetro, monetary policy. Quali sono gli effetti collaterali? Questa è la migliore decisione politica monetaria, lasciare la trasmissione. La questione del collateral, delle garanzie. Mancanza di titoli stimati accettabili. Allora, se le banche decidono di rimborsare, allora a quel punto chiaramente ossia c'è questo sblocco di questi titoli dati in garanzia. Ma questa non sarà chiaramente questo inasprimento delle condizioni verso le banche affinché non possano fare il round tripping, farci dei soldi, però alleggerirà. Questa è una domanda del New York Times. Due domande. Politica fiscale. Allora, lei sarà molto chiara sulle decisioni, sulle misure dal punto di vista della politica fiscale. Allora, qual sarà l'impatto di questo cambiamento delle condizioni, questi prestiti concessi alle banche, che sono molto favorevoli? Qual sarà l'impatto sull'economia reale? Allora, qui c'è un ottobre molto caldo, venga a trovarci a Francoforte. Questa è fiscale. Allora, la Commissione sta facendo uno studio molto dettagliato sull'impatto delle misure energia prospettate, prese da diversi stati. Allora, prendono in conto chiaramente la provvisorietà e anche l'accuratezza, la precisione. Allora, perché il punto principale rimane il risparmio del consumo di energia. La Commissione sta facendo questo lavoro e dialogano con gli stati singoli. Allora, darò anche un esempio, una misura adottata. Allora, qui chiaramente c'era questo price cap fino a un certo livello di consumo. Allora, ricordiamoci. Allora, tutto ciò che è in eccesso a questo consumo giudicato necessario sarà pricing al prezzo di mercato. Questa io la considero una misura targeted e anche giustamente, diciamo, sincronizzata. Allora, chiaramente, se i consumatori rimangono sotto questa barriera, questo limite, ci sarà un beneficio. Allora, la storia dei tetros, quello che vogliamo
noi vogliamo la migliore trasmissione possibile della politica monetaria. E va togliere questi tassi molto attraenti, ossia per il deposito dei fondi, e stiamo focalizzando sulla trasmissione. Allora noi sappiamo anche che i costi così di finanziamento per lo salire, questo è inevitabile, vista chiaramente la politica monetaria nostra attuale. Allora, è finita la conferenza stampa, infatti, più o meno il tempo è sempre quello. Allora, Jean, proviamo a mettere in ordine, insomma, in conclusione in questi 10 minuti prima di salutarci, quello che già un po' in parte abbiamo detto, ma insomma aggiungendo anche altri elementi. Allora, beh, si è parlato, si è ribadito che insomma tutto è il rallentamento, si è parlato di incertezza, ha parlato dei suoi tre fattori. Ha detto altre informazioni le daremo a dicembre, a partire proprio anche dalle prospettive dell'inflazione che verranno, inflazione che verrà monitorata naturalmente dopo questo rialzo di 75 punti base, ma Christine Lagarde stessa ha detto che l'aumento dell'inflazione insomma è stato qualcosa di inatteso rispetto poi agli elementi che l'hanno senza fatto precedenti, esattamente. L'obiettivo, la stabilità dei prezzi, questo vabbè, ovviamente mi sembra una cosa, ecco, volevo andare a ragionare un attimo sul discorso più macroeconomico, perché lei ha citato, lo dicevamo poco fa, a parte l'energia, i problemi energetici che hanno insomma che stanno mettendo a dura prova l'Europa, ha parlato della manifattura e quindi ancora ci ha riportato ai dati poco insomma positivi che sono usciti proprio i giorni scorsi, in particolar modo per quanto riguarda i PMI della Germania e dell'Italia, che sappiamo molto bene che a livello manifatturiero sono insomma in pole position in Europa, e poi ha parlato anche delle condizioni di erogazione al credito che sono diventate più difficili. Questo ovviamente va a peggiorare un quadro economico che già è in forte precarietà, ecco, in più ovviamente l'incertezza geopolitica. Facciamo un ragionamento su questo, però ti chiedo anche come mai, e forse però è da ricondurre al suo atteggiamento cauto, tutto questo non è stato messo nel comunicato, perché la prima cosa che io ho detto quando ho letto il comunicato è: ma non si parla di guerra e non si parla della situazione macroeconomica. Secondo te perché? Poi insomma ragioniamo insomma rispetto alla situazione effettivamente reale che tocca poi tutti, cioè insomma tutti sono preoccupati, no? dalla situazione attuale. Ma io credo che effettivamente lei non si voglia troppo sbilanciare questo discorso. Io non credo che ci sia qui un mutismo politico per dire io non voglio parlare della guerra in Russia perché poi Putin si arrabbia. Io non credo che questo sia il caso. Lei è molto cauta, lei presume sicuramente già in partenza, ossia la premessa è che chiaramente tutti sanno quello che sta succedendo sul fronte ucraino, una situazione estremamente tesa, però è anche le proiezioni, lei dirà prima o più elementi a dicembre. Però quello che lei dice di molto importante è che chiaramente ribadisce che questo primo secondo scenario, che era considerato possibile ma non probabile, si sta spostando da possibile allo scenario, diciamo, di dominante, che è quello che sarà una recessione. Noi vediamo anche le previsioni sulla Germania, per esempio, vediamo anche il calo del manifatturiero e vediamo anche queste strozzature a livello proprio energetico, o incertezze, come per meglio dire, che rendono difficile la pianificazione. Tutto ciò che riguarda anche chiaramente questa inflazione si va sempre più estendendo, questo è il punto principale, e dunque vediamo questo spostamento da questa inflazione che prima era caratterizzata da questi fattori esterni a dei fattori interni, e dunque è per questo che c'è questo problema del core, e lei dice e ribadisce che noi continueremo a monitorare e continueremo a prendere le misure atte, però faremo anche attenzione a studiare e tenere in considerazione ci possono essere impatti differiti. Ossia, questo per me è il discorso di base alla gara. Continuo ad aumentare i tassi. Io non vi dico che però ogni volta 75 ci sarà una certa aria. Non aspettatevi che noi ci si fermi a questo famoso tasso finale, che è altamente teorico, potremmo fare un overshoot. Però qui c'è un segno, secondo me, di moderazione. Sicuramente la cosa importante non è solamente questi finanziamenti alle banche gli consentivano di fare i soldi facili. Io mi indebito presso la SEB, poi gli ridò i miei soldi presi in debito e lucro subito un bel tasso di interesse, o se no presto al mercato dei tassi quasi da usura, perché c'è lo spread, la forbice che si allarga. Ma proprio il quantitative tightening era molto interessante, avevano 5 trilioni di obbligazioni in portafoglio. Lei ha capito subito che a questo punto effettivamente una qualsiasi dismissione di questi assets potrebbe provocare uno scompiglio dal punto di vista politico e dei mercati, forse sproporzionato anche all'impatto reale. Questa è una Lagarde che perseverà, ma questa è una Lagarde anche
anche cauta, che ci andrà adesso, non dico con i piedi di piombo, ma guardando ogni volta quali sono le attualità e i dati del Certo, caso. e peraltro Enrico si è anche appellata, diciamo così, ai governi, si chiede di ridurre il debito, ha parlato di questo, anche ha parlato di incentivi, ci vuole politica, che sia una politica che sia mirata, una politica fiscale soprattutto, vero Gianna? Lei si è concentrata su questo, che sia mirata, e appunto ha parlato di incentivi, certo, governi che però a loro volta hanno chiesto, Cosa no? fanno? Che, esatto, cosa fanno? A loro volta hanno chiesto alla Banca Centrale di andare cauta, perché altrimenti, insomma, lo so che è una espressione troppo usata, ma la coperta è corta e i governi, insomma, come fanno a girarsi? Appunto, l'erogazione del credito è diventata più difficile, i tassi sono aumentati, le imprese fanno fatica. I prezzi aumentano a dismisura, le persone non sanno più come far arrivare alla fine del mese, il debito poi in Italia pubblico è il problema da sempre, non è sceso neanche quando i tassi erano allo zero, figurati. Adesso, insomma, Esatto. Enrico, un commento e poi anche Gianne, poi chiudiamo. Prego, È prego. un po' insomma, una situazione veramente in cui, cioè, come dire, ci si arrotola, ci si avvinghia un po' su se stessi. Credo che i governi non dovrebbero proferire parola, perché la BCE ha erogato e sostenuto i governi di liquidità comprando il loro debito pubblico, sostenendolo. Comprando debito pubblico, ad esempio greco, che prometteva rendimenti al 10, ben sapendo che non sarebbero stati sostenibili, infatti poi sono stati tagliati. C'è stata un'immissione tale di liquidità per sostenere i debiti dei paesi, i famosi PIGS, eccetera, eccetera, Sì. eccetera. Il tempo per fare le riforme c'era, si è sempre detto politica accomodante. L'Italia per entrare in zona euro ha avuto i tassi a zero per ridurre, ricordiamoci, il rapporto debito pubblico PIL 3%, Ciampi fece quel tra virgolette magheggio sulle riserve auree per rientrare in quel 3%, tassi a zero per entrare in Europa, tassi bassi per la Lehman Brothers, tassi bassi per salvare l'euro. Insomma, Sì, tu adesso, dici, la adesso BCE la tanto ha fatto, BCE, se insomma. volete, può svuotarvi la cantina, portarvi a spasso il cane, coccolare la nonna, ma se non fai le riforme. Insomma, come dire, le riforme andavano fatte quando il momento era più accomodante, appunto, quando la politica monetaria Chiaro. aiutava a tutto questo. Jean? Ma io sono stato con lei, io credo che qui le riforme in Italia, per esempio, io ho fatto doppia cittadinanza, ossia io sono cresciuto con due miti, il primo era quello del Kawasaki 750, ero un ragazzo, io chiaramente ci andavo matto, ossia sfacciando, io sono di Roma, il Lungotevere, ossia Vabbè, fantasy, sono in mezzo a proprio due Roma. l'adolescente, questo sì, questo diciamo l'abbiamo messo da parte, oramai non mi interessa più. Il secondo mito era quello delle riforme. Io le riforme non le ho mai viste, io da quando ho 18 anni stiamo È parlando di vero? Vero. riforme. E le riforme chiaramente non si faranno mai. Non si faranno mai perché c'è proprio una struttura, proprio a livello popolazione, a livello di come effettivamente la popolazione italiana vive, pensioni, sussidi, ossia che non si potrà mai fare. Ossia il vero debito italiano, secondo me. Sì, noi parliamo sempre di questo tasso di interesse decennale, questo è sicuramente molto interessante e importante, ma il vero problema è che c'è uno stato assistenziale che è enorme, che va crescendo e con l'invecchiamento della popolazione, ossia non può tirarsi dietro. Dunque io dico, riforme, sì, vedremo, faremo dei piccoli tagli, anche il governo Draghi che tutti hanno osannato, io non vedo una situazione che è molto diversa da quella che fosse prima. Ricordiamoci che lo spread stava aumentando anche sotto questo governo miracolo, io sono molto chiaro nei miei commenti, dunque c'è un problema strutturale, io penso che se a questo punto può fare tutti gli appelli che vuole, non può però smostrare, ossia, questa specie di, in tutti i paesi, non dico solamente in Italia, No, 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 importante, certo, in tutti i questo paesi. fatto politico e questo fatto che loro, pensi, a questo punto, devono cercare di tappare le falle. Loro No, sono in no, tappa buchi. assolutamente, diciamo che in questo momento effettivamente Poco possono fare. fare riforme strutturali in questo momento è complicato. Certo, questo non giustifica il fatto che non siano state fatte in passato quando ovviamente le Non lo faranno condizioni mai. erano favorevoli. Figuriamoci se non sono state fatte quando era tutto Esatto. più florido, più positivo, insomma, non so che parola usare. Figuriamoci adesso. Adesso è veramente un momento difficile. È chiaro che quando non si possono fare riforme strutturali perché non ci sono i soldi, si va con i sussidi, l'assistenzialismo ed è anche, tra virgolette, giusto perché comunque le persone vanno aiutate. Però diciamo che finché non si inizierà a fare riforme, bisognerà ripiegare sempre solo su quello, insomma, che vabbè. E
E questa è un'ottima riflessione anche perché appunto è per la prima volta abbiamo a distanza, forse se non per la prima volta, sarà già successo, però in questo frangente sentita avvertita una comunicazione, no, tra governi e banca centrale. Prima, Diciamo cioè, così. politica e mondo finanziario sembravano quasi due entità a sé Una stanti. tensione più che una Sì, comunicazione. vabbè, ma una richiesta, dai, Una ancora tensione o tensione. Allora, un'attenzione, ancora dipende. tensione non si è avvertita, si avvertirà perché sicuramente Si avvertirà come? anche secondo me, diciamo che è stato più un, insomma, io vi dico, ti dico e tu cerca di fare qualcosa, se non arriveranno risposte allora sì che si avvertirà È la emersa tensione. una cosa importante da tutto questo. Sì. Un messaggio che dobbiamo dare, che nous attendons Monsieur Erga la prochaine fois à Rome, une autre Ah, fois. che lingua vogliamo... Jean, ti aspettano a Roma, ti aspetta a Roma. Sì, Da esatto. quanto non torni a Roma? Ma io sono un po' di anni che torno a Roma. Io quando vado in Italia vado spesso nel nord, vengo per lavoro, Sì, chiaramente. a Adesso ho Milano dovuto sei venuto a tornare trovarci nella anche più mia città. volte, Sì, vengo a certo. trovare, per andare nella mia città natia, tra l'altro anche mi diverto molto, ossia. Sì, ma spero di trovare chiaramente un'Italia che si sta rimettendo in sesto. Io sono molto fiducioso e spero che adesso si vada avanti con i discorsi Dai, dai, dai. politici. Ma io credo che sarà gioco forza, qualcosa può succedere, perché forse ci vuole proprio una mini crisi di diversi paesi sul mercato del debito affinché si mettano un attimo ragione e capiscono che non si possono mettere Può a essere. ragionare Sì, 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 pochissimo sì. tempo. Questo può essere l'Italia come altri paesi. Va bene. Allora, grazie Janergas, come sempre, per il commento e anche per l'aiuto alla traduzione. Sarebbe impossibile Piacere, riuscire a grandissimo onore. cogliere le sfumature. Anche per noi è sempre un piacere e un onore averti. Buona giornata e a presto, insomma, per altri appuntamenti in Grazie. diretta sulle fonti TV. Ringrazio anche gli amici che ci hanno seguito sia sul nostro sito, lefonti.tv, sulla nostra pagina YouTube. Avete anche scritto, ci avete salutato, ringraziato. Eravamo anche live su tutti i social e ringrazio Enrico Geli che è venuto a Milano a trovarci. Perché poi c'è un altro appuntamento, chi fosse in zona Corso Vittorio Emanuele a Milano alle 18. Lo attendiamo alla libreria Va Rizzoli. bene, eh sì, Alle dai. 18 ci incontreremo con Manuela, col sottoscritto, e presenteremo il nostro Continueremo a libro. parlare di borsa, insomma, Sì, di peraltro quello. portiamo bene perché io speriamo che la borsa sale a ottobre, sta Speriamo portando adesso. bene. Sì, dai, è vero, il mese in cui è uscito, tutto sommato, adesso. Intanto, a proposito, gli indici si sono leggermente ripresi dopo la giornata, comunque sempre in modo cauto, perché diciamo che la giornata delle banche centrali è sempre una giornata che va così. Bene, grazie ancora Enrico, Grazie a voi. grazie anche Alessandra in regia. Continua la nostra programmazione, quindi restate sulle fonti TV, seguiteci sui social, sul nostro canale YouTube e siamo sempre qui. Buon proseguimento.